Inizio a questa nostra riunione con un saluto che rivolgiamo agli angeli del luogo. Sono qui presenti in mezzo a noi e noi li salutiamo. Dopo questo saluto che tutti rivolgiamo agli angeli, ci salutiamo a vicenda gli uni gli altri in questa casa del Signore. Dopo gli angeli, un saluto a voi tutti che venite da vicino o da lontano. E poi un saluto caro all'equipe che mi sta attorno, a cui io rimetto tutto per le deboli condizioni in cui mi trovo, e vorrei che invocaste lo Spirito Santo su di me perché mi dia quel tanto di forza da poter comunicare un breve messaggio e perché dia a voi la gioia dell'ascolto, la grazia dell'ascolto. O Spirito Santo, vieni in questo momento. Perché abbiamo scelto Giona quest'anno? Perché Giona è di attualità. Oggi più che ieri, oggi perché si contesta Cristo nella sua persona e soprattutto nel mistero della sua morte, passione e resurrezione. Eppure se noi togliamo Cristo, togliamo il perno della vita umana, perché tutti noi siamo fatti ad immagine di Dio secondo Cristo, l'uomo vero, l'uomo perfetto. E quando l'uomo perde Cristo, perde se stesso, perché è in Cristo che egli trova la sua immagine, fatta di immagine e somiglianza di Dio, e in Cristo, vero figlio di Dio, che egli trova perfettamente se stesso. E oggi l'uomo si perde Dio, e pertanto, perdendo Dio, perde la sua umanità, perde Cristo e perde il suo essere figlio di Dio. Il mondo in cui viviamo è la Ninive nel libro di Giona, in cui tutti viviamo e che abbiamo bisogno tutti di una conversione. Essere dei convertiti e convertire gli altri nella speranza che il buon Dio ci usi misericordia e che Cristo trionfi su di noi. Non c'è un personaggio nella Bibbia a cui Cristo si riferisca se non Giona. Ci sono tanti personaggi nella Bibbia, ma Gesù, per presentare la sua persona nel mistero della morte e risurrezione e presentare il suo ministero, si rifà a Giona, a nessun altro profeta, a nessun altro personaggio, quasi che Giona dovesse incarnare la persona di Cristo e il ministero di Cristo.
come Giona, dice Gesù, fu per 3 giorni nel ventre del pesce e poi fu ributtato a riva, così il figlio dell'uomo sarà 3 giorni e 3 notti nella viscera della terra e poi risusciterà. E parlando della sua predicazione, dice che Giona lo ha preceduto, cioè Giona è colui che impernia quasi la figura del ministero di Cristo. Dice: i Niniviti si convertirono alla predicazione di Giona, eppure qui c'è uno che è più grande di Giona, più grande di Giona. Ora Gesù deve ritornare nel mondo, perché altrimenti il mondo sarà perduto. Gesù deve ritornare ad essere al centro della nostra vita in questo momento in cui c'è l'emarginazione della dimensione religiosa, della società, in cui l'Europa, cioè il mondo occidentale, ha rinnegato Cristo. Noi dobbiamo ripresentare Cristo e dobbiamo consentire a Cristo di predicare attraverso la nostra parola. Abbiamo tutti bisogno di una grande conversione. Ci siamo pervertiti come gli abitanti di Ninive, ma il Signore, ricco di misericordia, ci vuole usare misericordia. Egli ha mandato nel mondo il suo figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Di qui l'attualità di Giona. I temi scelti sono quelli che potete vedere qui. Innanzitutto l'invito alla conversione. È un invito che troviamo sempre nei profeti del Vecchio Testamento, che troviamo nella predicazione di Cristo, che troviamo nella predicazione degli Apostoli e che oggi urge. La Chiesa deve predicare la conversione. La conversione a Dio nel risveglio dalla fede, nel ritorno dall'idolatria, dalla morte idolatria, al culto del vero Dio e nella vita morale, perché tutti gli argini sono stati rotti, tutti i freni sono stati infranti e l'uomo è sfrenato, non conosce più limite, per cui si è disumanato. E allora la doppia conversione, la conversione dall'idolatria, la conversione dalla vita scioperata a una vita buona, a una vita umana. Dio è ricco di misericordia. La sua misericordia è infinita ed è universale. Si estende a tutti gli uomini. Dio ci invita alla conversione e ci assicura la misericordia, come ha assicurato la misericordia ai Niniviti, vuole accordare anche al mondo d'oggi, a noi, la sua misericordia, a tutti gli uomini. Noi siamo chiamati ad essere evangelizzati e ad evangelizzare. Il rinnovamento nello spirito non può fuggire a Tarsis, non può rifugiarsi nella preghiera o nell'esperienza, o tantomeno dilettarsi in tante e tante cose inutili, ma il rinnovamento è chiamato a predicare la conversione. Deve tornare a Ninive, non andare a Tarsis,
E questa è la nostra vocazione. Noi chiediamo al Signore questa sera di poter ascoltare la sua voce. Dio ha misericordia di tutti, ha misericordia anche dei bambini, degli animali, delle piante. Dio è grande, vuole l'armonia della natura. Chiediamo al Signore di comprendere questo messaggio che sarà apparentemente svolto da tutti i miei cari fratelli dell'equipe. Amen. Siamo nell'ultimo giorno del nostro ritiro. La grazia del Signore certamente ha illuminato le nostre menti, si è depositato dentro i nostri cuori ed è stato operante in noi. E questo frutto che noi ci attendiamo, frutto che già comincia a maturare, ma che deve continuare il suo corso per arrivare alla piena maturazione. Abbiamo fatto il discorso su Giona, un discorso attuale. Il mondo ha bisogno di Giona, cioè di Cristo, morto e risorto. Non ci accia salvezze per l'uomo se non Cristo. Finché non entriamo in questa dimensione, in questo piano di Dio, siamo fuori rotta. Giona cerca di sottrarsi al piano di Dio, vuole andare a Tarsis, ma Dio lo riconduce là dove egli è mandato. Ed egli, soltanto dopo il segno dei 3 giorni, è in grado di poter annunciare. Diventa Cristo proprio dopo i 3 giorni, passato nel ventre del pesce, come Gesù, che sta 3 giorni nel ventre della terra. Allora Giona diventa Cristo e la sua predicazione è efficace, tanto che dice il testo, si convertirono a Dio, non si convertirono a Giona. Giona è messaggero, si convertirono a Dio. Ed è questa conversione che è nel piano di Dio, come ieri, così oggi, così sempre, perché l'uomo tende a pervertirsi. Convertirsi a Dio. La conversione è un fatto di Dio, prima che di essere un fatto dell'uomo. Cioè è Dio che ci converte. Noi aderiamo al segno, aderiamo a Dio che ci parla. È Lui che suscita la fede, la predicazione, è un modo per suscitare la fede, ed è la fede che ci salva. La fede che innesti in noi Cristo Signore, innesta la parola. Noi abbiamo creduto e per questo siamo salvati. Che dica il mondo oggi di Cristo, noi sappiamo qual è la verità e non dobbiamo mai obliterarla. Il mondo si salverà soltanto attraverso Cristo. Tutte le religioni possono essere buone,
perché rendono l'uomo più mite, più ragionevole, fanno delle persone, delle brave persone, ma nessuna religione va oltre. E la religione nostra ci fa figli di Dio. La Chiesa, madre nostra, è chiamata a fare figli di Dio, cittadini del cielo. Ed è qui che c'è la differenza tra la religione cristiana e tutte le altre religioni, le quali possono essere accettate per diventare più buoni, ma noi non dobbiamo diventare più buoni, dobbiamo diventare santi, partecipi della santità di Dio. Dobbiamo diventare figli di Dio, cittadini del cielo. Dobbiamo rinascere nuovamente come creatura nuova del nuovo regno. E questo è il compito della parola di Cristo, che è parola di Dio, seme di vita dentro di noi. Di qui l'attualità di Giona. L'attualità di Giona, che più si studia, più si vede come sia attuale. Oggi abbiamo bisogno di Giona, cioè di tanti predicatori nei quali la parola di Dio si innesta e viene comunicata agli uomini. Ma il Signore Gesù non ci dà altro segno oggi, se non se stesso, morto e risorto. Se crediamo a Cristo, morto e risorto, c'è la salvezza, cioè c'è la via per diventare figli di Dio, cittadini del nuovo regno, altrimenti per noi non c'è speranza. E allora rispondiamo come risposo degli inviti, torniamo al Signore. Il Signore ha compassione di tutti, compassione del mondo. Per questo Gesù è venuto, per la salvezza di tutti. Però la salvezza è soltanto per coloro nei quali c'è la fede che può essere rifiutata, ma che se viene accettata è seme di vita, perché nella fede accettiamo Cristo, riviviamo Cristo, via, verità e vita. Amen.